Ci sono tutte le tipologie che si possono incontrare nel paese. Nel caso specifico l'Alberone esiste, il progetto e le risorse, il comune ce li ha già in bilancio, però sono bloccate dal patto di stabilità, quindi sarà sufficiente sbloccare il patto e potrà partire immediatamente i lavori, come situazione che è, diciamo, presente in moltissime amministrazioni virtuose, che ce ne sono tante per fortuna. La situazione invece del Vaiarini è diversa, perché lì non c'è ancora il progetto e non ci sono le risorse. Per cui lì bisogna realizzare il progetto, trovare la fonte di finanziamento, sbloccare la fonte di finanziamento, i soldi ci sono in regione e allo Stato, bisogna riuscire a farli arrivare qui. E poi c'è invece il terzo intervento sulla Nafran che riguarda più le dotazioni e le attrezzature, che sempre fanno parte di investimenti destinati alla scuola vincolati dal patto di stabilità, quindi con lo svincolo del patto anche quelle potranno essere acquistate. Quindi, qui a Piacenza abbiamo le tre tipologie possibili in una situazione di fondo molto positiva comunque, quindi magari fosse tutto come a Piacenza.